Allora ragazzi, benvenuto, sono Mentimars e finalmente diciamo riapro il canale perché era momentaneamente chiuso grazie a questo vlog che in realtà io non volevo fare perché mi tocca parlare del coronavirus e sinceramente detto papale papale ho le palle piene, soprattutto ciò e quindi mi tocca e lo devo fare perché io sono stato un paio di mesi fermo sia col canale Twitch sia con il canale YouTube perché dovevo partire, dovevo trasferirmi per il Portogallo. Purtroppo, grazie a questo simpatico coronavirus, l'ho preso un po' nelle ciapette. Perché io domani, io partirei domani, oggi sto registrando il 17, quindi io domani dovevo partire per andare a Porto, che è la città del Portogallo dove devo andare io. Purtroppo io devo fare la tratta Firenze-Zurigo, Zurigo-Porto, mi hanno cancellato la Swiss, così faccio anche una bella pubblicità. Mi hanno cancellato la tratta Firenze-Zurigo. Non so se è l'Italia che ha cancellato tutti i voli italiani oppure se è Zurigo che non vuole voli italiani, perché al momento noi ragazzi siamo i peggio appestati del mondo. Ok? Poi chi l'ha portato cinesi, non mi interessa. Al momento siamo i peggio appestati. E quindi diciamo che io sono un po' fregato anche perché io telefono da una settimana praticamente al centralino della Swiss, non risponde nessuno, c'è semplicemente un messaggio che ti dicono che sono pieni di chiamate e se è urgente di provare più avanti e riagganciano. Quindi è come dire siamo nella merda, arrangiati. Succo del discorso è questo. Ho provato a contattarli su Facebook e rispondono, c'è una persona sola che risponde diciamo nel gruppo ufficiale della Swiss c'è una persona sola che risponde di tipo una volta ogni 3 o 4 giorni e tutte le volte te devi dare la controrisposta, quindi passa un mese e per email neanche, cioè per email neanche per il cazzo ti rispondono e questa è la compagnia Swiss che dovrebbe essere seria. Ora io dico, davanti a un'emergenza del genere, io capisco la problematica, capisco il casino, ma davanti a una problematica del genere, davanti a questa urgenza, te dovresti mettere prima di tutto un centralino H24. Se 50 persone non ti bastano, ne metti 100. Non ci può essere una persona sola che risponde nel gruppo ufficiale di Facebook della Swiss. Ci dovrebbero essere almeno 50 persone per ogni paese. Quindi questo è quanto. Quindi io al momento non so se mi rimborsano o non mi rimborsano, se me lo cambiano, perché poi c'è anche la possibilità di cambiare volo, ma ci sono dei voli tipo da 24 ore, che sono veramente assurdi, tipo stai una notte intera, parti la mattina, arrivi la sera del giorno dopo. Cioè, assurdo. Voglio dire, io ho comprato una determinata cosa, vorrei quella determinata cosa. Posso mi adatto modificando l'orario, però poi vorrei quella modificata, quella cosa che ho prenotato. E da quello che ho capito, se la prenotazione, se il cambio che loro ti fanno praticamente costa di più, te la debitano. Da quello che ho capito, gli sputo in faccia, puh, così, perché non se può. Quindi detto questo, poi per quanto di questo, per quello che riguarda me personalmente, per quanto riguarda il canale, ragazzi, devo risolvere questa cosa qui. Se riesco a partire in breve termine, una volta che mi sono sistemato a Porto, riprendo con le live. Se questo discorso si protrae per mesi, perché metti che il coronavirus andrà avanti ancora qualche mesetto sicuramente. Quindi magari prima di andare in Portogallo riprendo e poi vediamo un po', ragazzi. Poi niente ragazzi, tutto questo casino qua io non so che dirvi. Io stamani per esempio sono andato dal medico per farmi il certificato di sanità mentale, no, in realtà non è sanità mentale ma è bla 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 bla, praticamente dice che non ha il culo virus e quindi sono a posto, mi ha misurato la febbre, la pressione, non ho tosse, non ho raffreddore. Non ho niente,
E quindi diciamo che già ho visto tante cose che non vanno bene. Le persone, soprattutto i vecchi, le persone anziane, perché i vecchi stanno male, le persone anziane non rispettano un cazzo, anche perché l'elasticità mentale è pari a zero, non capiscono la gravità della cosa oppure se ne sbattono i coglioni perché tanto qui sono vecchio, porti la sera, sono vecchio. E quindi però devi capire che fede hanno anche gli altri, tipo dal dottore prima si entrava nella sala d'attesa tutti insieme, adesso si aspetta fuori dalla porta e si entra una alla volta, ma anche questo non risolve perché poi fuori dalla porta stanno tutti appiccicati, soprattutto le persone anziane, a chiacchierare, capisci che... Poi dice, cioè uno dice, il bar è chiuso, ma perché è chiuso? Ma io voglio prendere un caffè, ma perché è chiuso? Ma vaffanculo. Cioè, ti fa capire che proprio non capiscono un cazzo. E oppure vogliono entrare più persone dentro la sala d'attesa e quello fa, ma io sono la mascherina più di quello che posso fare. Cioè, la gravità della situazione è molto pesante, prima di tutto perché... Se te ti ammali del coronavirus e se anche magari 40 anni, 30 anni, 20 anni, il problema non è solo dire sono vecchio, sono giovane, il problema è anche il fatto che se te vai all'ospedale, l'ospedale è saturo. Quindi magari se i medici, se gli infermieri normalmente fanno un errore ogni 10 pazienti, con sto casino faranno magari 50 errori ogni 10 pazienti, perché è normale. Quindi te devi capire che vai in una bolgia, se ti entri in un ospedale col coronavirus, vai in una bolgia, vai in un meccanismo che è già saturo. Quindi c'è da aver paura anche di quello. Poi, mascherine, guanti, non c'entravano da punte parti. Sono andato in farmacia, ho comprato quelle mascherine di merda che mo vi faccio vedere. Questa, ragazzi, è la mascherina, dove cazzo è l'applicano? È la mascherina che ho comprato in farmacia. Questi sono mascherine fannuloni perché nel momento che l'hai usata, invece di buttarla via, ti ci puoi pulire il culo. Quando metti ci puoi pulire il culo anche subito, senza usarla come mascherina. E questo è il famoso panno Mosho Vileda. Qui ci sono praticamente, porca puttana, due me ne ho prese. Praticamente questo è il Mosho Vileda. Te lo metti così, poi una volta che l'hai finita ti ci pulisci il culo. E queste l'hanno venduto un pacco da 50. Ora io come cazzo le rinfilo dentro? Un pacco da 50. Vaffanculo te. Un pacco da 50, ragazzi, 20 euro. Ora, queste speculazioni qua, dato che si parla che uno deve fare l'autocertificazione, deve giustificare anche quelli che ha sul culo, te che mi fai una speculazione del genere, bisognerebbe, se fosse un paese normale, chiamare i carabinieri, vieni, t'arresto perché stai facendo una speculazione veramente pesante. No, invece è tutto normale, va benissimo, cioè te mi vendi cenci del Mosho Vileda a 20 euro, ragazzi, cinci del Mosho Vileda. Questa è l'Italia, va tutto bene, eh? Cioè, è la normalità. Capite che poi non ci sono mascherine e guanti perché la gente, ovviamente, fottendosene del prossimo, magari all'inizio di tutto questo marasma, è andata in farmacia e si prendeva pacchi da 50, 100 mascherine, 20 pacchi di guanti. Invece, in Cina c'era il decreto che obbligava le persone a non prendere più di due mascherine a testa e quindi più di quelle non prendevi. Purtroppo in Italia facciamo sempre le cose a metà, come quelle che vanno a correre, no, ragazzi? Cioè, ma che senso ha? Mi chiudi i bar, chiudi i ristoranti, chiudi tutto, però quelli che vanno a correre, no, quelli vanno bene perché... Oppure quelli che portano a spasso il cane 700 volte al giorno e il cane si è rotto talmente i coglioni di uscire che si nasconde sotto al tavolino. Cioè, dobbiamo usare un po' la testa. Purtroppo, io vi dico, purtroppo, cioè, io vi dico la verità, purtroppo noi italiani fondamentalmente di base siamo degli ignoranti e anche un po' coglioni. Se noi, perché non siamo abituati a rispettare le regole, cerchiamo sempre di essere più furbi degli altri, più ganzi degli altri.
non abbiamo rispetto magari per fare la fila, non abbiamo rispetto del prossimo, si pensa solo al nostro orticellino di merda e basta. E questo è sempre stato, e questa è una fondo di base di ignoranza e ignoranza, perché anche perché non siamo mai stati educati in Cina, perché fondamentalmente, se considerate la popolazione che è in Cina e la popolazione che è qui, noi siamo molto di più nella merda, anche perché diciamo in Cina ci sono stati molti più contagiati, ma anche sono passati anche più giorni. Noi, se facciamo i conti dal giorno del contagio ad oggi, non so, sono passati 20 giorni, abbiamo avuto più contagi che nei 20 giorni in Cina. Però siamo anche una popolazione molto minore. Perché? Perché l'italiano fondamentalmente cerca sempre la scappatoia per non rispettare le regole. Io fondamentalmente le rispetto il più possibile, non esco di casa se non devo andare dal medico o anche all'aeroporto, mi sta facendo molti scrupoli, perché se poi mi fermano, parte c'è il penale, ma poi comunque un rischio anche andare all'aeroporto, un rischio, perché comunque rischio di toccare qualcosa, rischio di avere un contatto, è un rischio ragazzi, c'è poco da scherzare. Io fondamentalmente ragazzi penso che questo virus è voluto, non è stato un caso, è voluto ed è una forma di guerra mondiale. Perché se ci fate caso, stiamo vivendo le stesse dinamiche di una guerra mondiale. Non ci sono i bombardamenti, non ci sono gli spari, però supermercati vuoti, crisi ovunque, tutto chiuso. Se ci pensate bene, elevati i bombardamenti e gli spari, e siamo a... ci sono le stesse dinamiche di una guerra mondiale, fondamentalmente. Però detto questo, ragazzi, l'unica cosa che vi dico è riguardatevi, state a casa e cerchiamo di superare questo momento, tanto ormai fregati siamo già. Quindi niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Appena potrò fare qualcosa vi avvertirò. E niente ragazzi, alla prossima, ciao a tutti.